Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maverick, voi siete su Gamerser TV e questo sabato non siamo qui con le news di Apex Legends perché vedrò se mai di portarvele in settimana o quando riuscirò. Più che altro perché è tanta la prima settimana, quindi non ci sono queste grandi news, ma oggi siamo qui con l'episodio Analisi delle Leggende, episodio Mad Maggie. Scusate se ho detto episodio 7 volte. Mad Maggie, vero nome Margaret Coer, età 55 anni, casa natale Salvo. La storia. Margaret Coer, la donna che un giorno sarebbe stata conosciuta come Mad Maggie, crebbe in uno degli angoli più polverosi e noiosi di Salvo, senza una famiglia alle spalle. Fu una vera fortuna imbattersi in un'altra anima turbolenta a lei affine, un ragazzino avventuroso di nome Walter Fitzroy. I due erano inseparabili e durante l'adolescenza divennero mercenari. Più tardi la coppia finì per fondare l'Artiglio della Morte, una potente organizzazione mercenaria. Fu lì che lei si guadagnò il soprannome di Mad Maggie, ma quando il signore della guerra rivale Sandringham Kelly firmò un trattato con la commissione, le sue speranze per l'indipendenza di Salvo andarono in frantumi. E come se non bastasse, anche Fuse l'abbandonò per gli Apex Games, mandandola su tutte le furie. Sabotando la cerimonia di benvenuto di Fuse negli Apex Games, Maggie cercò di smascherare le debolezze della commissione, nella speranza che su Salvo si scatenasse una rivolta. In un primo momento Fuse mise insieme una squadra per eliminarla, ma alla fine i due si parlarono a cuore aperto ed entrambi riuscirono ad accettare le scelte dell'altro. Fuse non smetterà mai di inseguire l'adrenalina del divertimento e Maggie continuerà a lottare per la sua causa. Sembrava che nell'incontro Maggie avesse perso la vita, ma la commissione la ritrovò e la condannò a combattere fino alla morte negli Apex Games. E così farà, ma la morte non sarà di certo la sua. Abilità. Intanto Mad Maggie è una leggenda di Apex Legends uscita in Season 12 che si può acquistare con 12.000 crediti o 750 Apex Coin ed è una leggenda di tipo d'attacco, d'assalto. Abilità passiva Delirio di Guerra, evidenzia temporaneamente i nemici a cui inflitto dei danni, velocità di movimento aumentata con gli shotgun. Questa abilità permette, una volta colpito un nemico, di vederlo per qualche secondo marcato, un po' come succede con un Bloodhound o un Crypto, e quindi lo si vede anche attraverso i muri. La velocità di movimento aumentata con gli shotgun funziona così. Quando si imbraccia un'arma di tipo shotgun, si può correre alla stessa velocità di quando si ha un'arma riposta, anche quando si ha lo shotgun fuori, quindi l'arma in braccio. In più, la velocità di mira, quindi la velocità di ADS, non viene ridotta. Abilità tattica Trivella antisommossa, attiva una trivella che brucia i nemici attraverso gli ostacoli. Questa abilità è in pratica una pistola che spara questa trivella che intanto ha un cooldown di 22 secondi e ci mette un secondo per attivarsi dopo che si è attaccata al muro o alla superficie a cui si deve attaccare, si può fare un danno massimo di 160 su 9 secondi di durata, quindi è un'abilità che fa anche abbastanza danno. Il danno di quest'arma attraversa i muri, attraversa le superfici, ovviamente fino a un certo spessore, però posso ammettere che questo spessore è abbastanza elevato, quindi riesce a passare anche muri abbastanza spessi. In più, quando colpisce un nemico direttamente fa 5 di danno e anche gli fa fare un effetto di bounce, quindi un salto all'indietro. Abilità Ultimate, palla demolitrice, lancia una palla che rilascia piattaforme che aumentano la velocità ed esplode vicino ai nemici. Questa abilità ha un cooldown di 1 minuto e mezzo. Questa palla viene rilasciata e rimbalza a terra con un pattern a zigzag, rilasciando a ogni rimbalzo degli speed boosting. Speed boosting che possono essere presi da tutti, compagni e nemici. Quando ci si passa sopra questi speed boosting si ha un'accelerazione del 30%, quindi si ha un boost di velocità del 30%, e però ovviamente non si può incrementare la velocità con Bangalore o Octane quando usano le loro abilità che già incrementano la velocità. Lo speed boost dura per 3 secondi, i boost pads spariscono dopo 60 secondi dopo che la palla è esplosa. Questa palla può rompere le porte e quando incontra dei nemici esplode e fa 20 di danno, però fa anche un effetto di stunning, un po' come i missili di Bangalore. Come usarla al meglio? Allora, questa leggenda non è una leggenda troppo difficile da usare. Sinceramente non è una leggenda che ci sono tanti modi per usare le sue abilità, quindi in realtà non ci metteremo più di tanto a discutere di come usare le sue abilità. La sua abilità passiva è molto semplice, quando spari a un nemico lo vedi attraverso il muro per qualche secondo, quindi semplicemente tu spari a un nemico e lo vedi, non devi fare nient'altro.
La cosa della velocità di movimento aumentata con gli shotgun bisogna ricordarsela, perché comunque è abbastanza efficace avere l'arma fuori e comunque correre alla stessa velocità di quando si hanno le armi riposte. Questo perché si ha l'arma più pronta e soprattutto se un nemico sta scappando con le armi riposte, noi possiamo inseguirlo alla stessa identica sua velocità, però con le armi fuori, e quindi nel frattempo possiamo anche sparargli nel mentre che lo stiamo inseguendo, quindi questo è un bel vantaggio. In più non ha neanche il rallentamento quando si mira, quindi quando si va in ADS, sempre con gli shotgun ovviamente, e c'è da dire che in realtà ci sono probabilmente dei glitch, dei problemi ancora all'inizio di Season 12, perché giocando con Kira le è capitato a lei di avere il boost di velocità anche a lei, nonostante lei stesse usando Bloodhound e io stessi usando Maggie, cioè come se gli avessi passato il boost di velocità con lo shotgun in braccio. Qui non dice da nessuna parte che è una cosa che va bene per tutta la squadra, anche perché è una passiva, però evidentemente è un pochino buggata ancora e si possono fare ancora cose un po' particolari. Con l'abilità tattica, anche con l'abilità tattica si possono fare cose particolari, perché se in Season 6 c'era il drone, la torretta di Rampart che andava sul drone di Crypto, adesso abbiamo la trivella da sommossa di Mad Maggie che va sul drone di Crypto, e se riesco a ricordarmi di mettervi la clip ve la faccio vedere, perché è indecente. E certo, guarda sti cheater qua, che cheater. Mamma mia, che cheater. Speriamo che questa cosa la mettano a posto, ma sicuramente la metteranno a posto a breve, anche perché è una cosa abbastanza stupida da fixare. Però sto cazzo di drone di Crypto, cioè, si attacca veramente di tutto e di più. È una cosa allucinante. Comunque questa trivella viene sparata con la pistola, ha un cooldown abbastanza buono, viene sparata anche a distanze abbastanza elevate, e una volta che colpisce la superficie spara all'interno della superficie, però attraversando il muro, e questa è una cosa abbastanza importante perché non abbiamo mai avuto un'abilità che attraversasse il muro, se non l'abilità di scanning, e invece questa abilità può rompere veramente le scatole, può rompere le scatole quando magari c'è un nemico one shot che si nasconde dietro qualcosa per curarsi, quando c'è una lifeline che tenta di restare un compagno, oppure anche qualunque altra leggenda che tenta di restare un compagno. Quindi può rompere veramente tanto le scatole. È un'abilità che più che è lì per far danno, è lì per far spostare i nemici. Far spostare i nemici oppure fare quel poco danno per mandare a terra un nemico, finirlo, oppure per fargli smettere di curarsi o di far curare un compagno, o di restare un compagno, di respawnare un compagno, o chissà quante altre cose si possono fare anche. Questa abilità attraversa pure e le abilità di Rampart, quindi i muri di Rampart, e attraversa pure la bolla di Gibbo. È l'unica abilità che attraversa la bolla di Gibbo, quindi da fuori si può rompere le balle. Dato che l'area d'effetto di questa abilità è abbastanza elevata, la bolla di Gibbo diventa molto molto piccola quando si spara una trivella contro. L'abilità Ultimate invece, palla demolitrice, è un'ottima abilità per prendere velocità. Io per ora non sono mai riuscito a usarla facendo danno al nemico e facendolo stunnare, però è solo questione di precisione. In questo caso è abbastanza veloce ad andare questa palla, e diciamo che appunto sì, si può usare in maniera passiva per prendere lo speed boosting e correre più veloce verso il nemico, avere diciamo una specie di octane per tutta la squadra. Ecco, questa qui è un'abilità parecchio forte, anche se non la si riesce a usare per l'attacco, appunto perché è una specie di octane col suo steam, però per tutta la squadra, perché comunque i speed boost vanno per tutta la squadra, anche i nemici è vero, però se i compagni li prendono si può avere un 3 octane che pushano un nemico, e quindi diciamo che octane da questo punto di vista ha perso un pochettino, soprattutto se c'è una Maggie in squadra, avere un octane ha perso un pochettino sicuramente. Tutte queste abilità diciamo che non hanno chissà quanti utilizzi diversi, ovvero l'abilità passiva è un'abilità passiva, la si usa sempre, l'abilità tattica in attacco si usa per far danno o comunque principalmente per far spostare i nemici e fargli smettere di curare, cose del genere. Per la difesa diciamo che sì, si può usare anche se uno scappa con Maggie, apre la porta, chiude la porta e il nemico dietro lo sta raggiungendo, può sparare la trivella contro la porta così da bloccare i nemici fuori dalla porta, non possono entrare, devono per forza fare il giro dall'altra parte. Soprattutto se le porte magari sono piccole, quindi la trivella occupa tutto lo spazio possibile e questo potrebbe aiutare parecchio.
La palla demolitrice, diciamo che per attaccare va benissimo. Appunto, con gli speed boosting puoi pushare in maniera molto selvaggia. Il fatto che lei esploda e stun il nemico, io mi sono preso lo stun in faccia ed è fastidioso, quindi ci può stare. Dal punto di vista difensivo, anche in questo caso, lo stesso discorso di prima: se si sta scappando da un nemico, gli si lancia la palla dietro, soprattutto se si sta scappando in una parte di mappa incanalata, quindi in una parte di mappa abbastanza stretta, si lancia sta palla indietro e il nemico se la becca in faccia, a meno che non sta fermo e aspetti che passa la palla. E allora in quel caso lì però ha gli speed boosting, quindi diciamo che dal punto di vista difensivo non è molto buona, perché se riesce a schivare la palla demolitrice e comunque poi ha gli speed boosting per prendere velocità e venirti a prendere, quindi è un po' un controsenso, quindi bisogna stare un po' attenti a usarlo in maniera differente. Le skin, come tutte le leggende quando sono uscite, tranne giusto Ash perché ha fatto la figa ed è uscita con 5 skin, Mad Maggie è uscita con le solite 4 skin, che sono divise in due gruppi da 2 skin. Come vedete qua abbiamo il Mob Boss, ve le do all'inglese perché mi viene più semplice, adesso non riesco a trovare la traduzione in italiano. Una skin veramente carina, sembra quasi una motociclista e ci può stare. Per ora io non ho ancora acquistato nessuna, sto aspettando in realtà una skin che mi piaccia veramente. Però per ora diciamo che questa Mob Boss potrebbe essere la migliore al momento. Poi abbiamo la sua diretta sorella, che è Above the Law, che è sempre uguale, identica, semplicemente una recolor. Poi abbiamo quella versione militare con Steamed e Mad Metal, che sono carine, però nulla di speciale, sinceramente, potevano fare qualcosina di più. Detto questo, per il futuro ovviamente non ne sappiamo nulla, secondo me non è una leggenda che ha bisogno né di buff né di nerf. Al momento non mi viene in mente né come potrebbero buffarla né come potrebbero nerfarla, perché è una leggenda che va bene, non è una leggenda di cui mi posso lamentare. E ovviamente il passato non possiamo mai dire come è stata cambiata, perché è appena uscita, quindi non lo possiamo sapere. Detto questo ragazzi, io direi che per questo video è tutto, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate di Mad Maggie. Detto questo, io adesso con le news di questa settimana vedrò cosa riuscirò a combinare e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ah, e vi ricordo un'ultimissima cosa che l'avrò scritta all'inizio del video dato che non l'ho detta. E la live di Season 12, che è stata rimandata per colpa di Apex che non mi ha fatto scaricare l'aggiornamento in tempo, la dobbiamo ancora fare, dobbiamo decidere quando farla. Adesso vedremo, state con le orecchie tese, state con i social attenti, quindi con Discord e Telegram principalmente, perché vi avvisiamo se la dovessimo fare magari domenica, lunedì, chissà che giorno. Detto questo, io adesso vi saluto, vi auguro un buon weekend e bella raga.